L'argomento di cui ho scelto di parlare è abbastanza centrale in tutta l'esperienza, diciamo, di coloro che affrontano lo studio non solo dei testi classici, ma anche di un'altra lingua, di testi scritti in un'altra lingua, cioè la traduzione. Però non voglio parlare né di problemi specifici, cioè di specifiche traduzioni, come sono state fatte, chi le ha fatte, eccetera, perché questo anche nel mondo antico. Sono tante, e nemmeno di problemi, diciamo, di carattere filosofico, quelli che normalmente portano il nome di translation studies, cioè i problemi che nascono dalla filosofia del linguaggio, dalla semiotica, di cui anche Umberto Eco si è occupato a lungo, come sapete, brillantemente. Ma, insomma, non è questo il tema che voglio affrontare. Piuttosto direi un'antropologia della traduzione, o meglio, come le culture, diverse culture, tra cui quelle antiche, si rappresentano l'atto del tradurre. Perché noi, diciamo molto ingenuamente, ma anche molto ingiustamente, tendiamo a pensare che tutte quante le culture concepiscano l'atto del tradurre come lo concepiamo noi, quindi con i nostri criteri, i nostri bisogni, le nostre esigenze, eccetera. Ora, questo non è assolutamente vero. Basta vedere il modo in cui in altre lingue, in altre culture si definisce l'atto del tradurre per capire che immediatamente che si tratta di una cosa diversa. Cominciamo dal tradurre nostro, diciamo, dal tradurre degli italiani o meglio anche dei francesi, traduire gli spagnoli, tradusir dei portoghesi, eccetera. Lì sembrerebbe di vedere dietro all'operazione del tradurre l'idea di transeducere, cioè di condurre da un'altra parte. Quando io traduco un testo, praticamente gli faccio varcare un confine. E questa è l'immagine culturale, diciamo, la metafora culturale sottesa all'atto del tradurre. In realtà, questa immagine del tradurre ha una storia abbastanza singolare, abbastanza interessante, cioè. Dunque, comincia a Roma, la volta in cui un grande erudito, Varrone, polemizzò con Elio Stilone, il suo maestro, a proposito del termine latino lepus. Allora, Stilone aveva dato una certa etimologia di lepus, la lepre. Varrone non era d'accordo e aveva detto: no, lepus non ha questa etimologia che propone Elio Stilone. Che poi è un'etimologia per noi buffa, lepus da levis et pes, cioè che al piede leggero. Ma vabbè, questo è il modo di fare etimologia degli antichi, come sappiamo. Varrone dice: no, non è questa giusta l'interpretazione di Elio Stilone. Lepus è un vocabulum traductum dal greco. Però, e questo ce lo riferisce a Eulogelio, però Varrone intendeva semplicemente dire, scusate, teneva semplicemente a dire che era un vocabolo introdotto dal greco, cioè un prestito, praticamente, una parola greca introdotta in latino. In realtà, sembra che Leonardo Bruni, cancelliere fiorentino, non avesse ben compreso questo passaggio, avesse pensato che traductum volesse dire tradotto. E allora cominciò a utilizzare, traducere, traductus, eccetera, nei suoi scritti latini, nel senso di tradurre. Cosa che i romani non avevano fatto mai, non avevano mai usato traducere per dire tradurre. Questa è l'interpretazione, diciamo, di un grande linguista, Gianfranco Folena. Non sappiamo se sia assolutamente giusta. Può anche darsi che Leonardo Bruni avesse capito, che in realtà non era quello il senso, ma avesse comunque lui creato una nuova parola per dire tradurre quando scriveva in latino, perché lui stesso era impegnato nell'opera della traduzione. Insomma, sia come sia, traducere è diventata la parola per tradurre in molte lingue romanze, anche se i latini non avevano mai detto transducere per dire questa cosa. Se è così, è abbastanza ironico, come spesso la storia e la vita sono ironiche, perché la parola per tradurre sarebbe nata da un errore di traduzione. E questo ovviamente rincuora molto gli studenti perché. Se aveva sbagliato Leonardo Bruni e con conseguenze positive, beh, forse possono sbagliare anche loro. Certo,
Ciò detto, i romani però dicevano traducere, dicevano, usavano altre espressioni, ma prima di passare a quelle romane, per dire tradurre, io volevo fare una rapida incursione in qualche altra cultura. Per esempio, come si dice tradurre nelle lingue indiane? Sono molte parole, per dire tradurre, Anuvad, Rupantar, eccetera, però la più interessante, forse anche la più illustrativa, diciamo, è Vivartana, perché Vivartana ha a che fare con il termine Vivarta, che nella filosofia Vedanta indica l'illusione. Cioè il Vivarta indica l'apparenza illusoria, per cui, non so, una fune può essere Vivarta di un serpente, apparenza illusoria di un serpente. Il mondo è Vivarta del Brahman, cioè è un'apparenza illusoria del Brahman. Allora, se la traduzione di un testo è l'apparenza illusoria dell'originale, voi capite che certi criteri come il nostro, la fedeltà, l'originale, l'originalità, eccetera, spariscono dall'orizzonte. Pensate poi alla fedeltà in una cultura che è così ossessiva per noi, no? La soluzione di essere fedele. È così ossessiva per noi, in una cultura in cui esiste il principio della reincarnazione. E dov'è l'originale? Se tutto cambia, muta, si reincarna, cioè, cosa posso definire originale in un processo di trasformazione? Quindi, diciamo, gli studiosi, questi studiosi post-colonial studies, anche gli indiani stessi, sostengono che il criterio di fedeltà alla traduzione, al modello di traduzione che adottiamo noi occidentali, sia entrato in India solo con la colonizzazione inglese, con la cultura occidentale, ma che prima vigesse tutto un altro concetto del tradurre. Faccio un altro esempio. In molte lingue africane l'atto di tradurre viene espresso da due parole che significano rompere e raccontare. Uno dice, ma che c'ha a che fare rompere e raccontare col tradurre? Si capisce se si proietta l'atto del tradurre in una cultura orale, cioè dove non si scrive. Se io traduco oralmente, che cosa accade? Che c'è qualcuno che parla in un idioma straniero, dice, pronuncia una serie di enunciati che io spezzo e riracconto, cioè mi rivolto al pubblico e dico, lui sta dicendo che, cioè racconto quello che lui ha detto. Questo è tradurre. Anche qui vedete che l'idea, come dire, occidentale di fedeltà all'originale, di scrupolo, eccetera, non è, per me non è lì all'orizzonte come lo è per noi. Tra l'altro, i latinisti sanno che in latino si può anche dire enarro, racconto fuori, per dire tradurre. Ma perché? Evidentemente perché c'è sempre dietro una immagine orale della traduzione, per cui si raccontava quello che un altro aveva scritto in una lingua straniera, non lo si traduceva. Allora, potrei continuare con questi esempi presi da culture diverse dalla nostra, ma mi basta sottolineare questo concetto, cioè bisogna, non solo per quanto riguarda la traduzione, tutte le rappresentazioni culturali, cercare di vederle il più possibile dall'interno della cultura che si studia, altrimenti si fanno grossolani errori, cioè ci si proietta sopra quelle che sono le nostre rappresentazioni culturali, i nostri quadri mentali, e che non sono i loro, e dopodiché nei loro non ci si capisce più niente, e questo è un principio che vale per le culture antiche, per le culture altre, vale per il rapporto fra le culture oggi che, come sappiamo, tanto facilmente, più facilmente di un tempo, entrano in contatto. Veniamo al mondo antico, allora, soprattutto al mondo latino, che è quello che mi interessa. Come si dice tradurre in latino? Beh, qualsiasi studente apre il suo dizionario italiano latino, sotto tradurre e trova verto, vertere. Quanti mai libri di versioni si intitolano vertere e si fanno a scuola versioni. Ma verto significa tradurre. Ma
Propriamente, voi trovate questo verbo, per esempio, utilizzato nei prologhi di Plauto, quando Plauto dice la tale commedia di Filemone, Maccus vortit, vertit, barbare, l'ha tradotta in una lingua barbara, cioè lui gioca sul fatto che siccome i greci consideravano i romani dei barbari, allora lui che prende un punto di vista greco dice l'ho tradotto in una lingua barbara, che sarebbe il latino. Però a noi ci interessa questo vertit. Che cosa ha fatto quando Plauto, quando ha tradotto vertit in latino un testo greco? Beh, andiamo al significato di verto. Verto significa rovesciare completamente. Quindi vertere album in nigrum, buttare il bianco nel nero, vertere in cineres, quando una cosa viene bruciata. E soprattutto verto si usa quando si parla della metamorfosi. Leggete la metamorfosi di Ovidio e trovate una quantità di volte vertere, usato al momento in cui Dafne diventa alloro, in cui Callisto diventa orsa, in cui Niobe diventa roccia, cioè quello è il vertere. Cioè il trasformare radicalmente un qualche cosa in un'altra. Ecco dunque cosa fanno i romani quando traducono nel modo del vertere. Alterano, modificano profondamente l'oggetto, che è vertunt, e lo fanno diventare un'altra cosa. Questo torna, direi, abbastanza bene, perché come sanno i latinisti, uno delle grandi croci degli studi classici è proprio questo, cioè, ma Plauto e Terenzio, quando traducono le commedie greche, le poche volte che si può controllare, mettere a confronto il testo greco col testo romano, si vede che sono lontanissimi. Frammento del Dies Hexapatón, il passo corrispondente delle Bacchides, si vede una differenza molto forte. E così Gellio che ci mette a confronto un brano di Cecilio con un brano con il Plocium di Menandro, si vede che Cecilio è andato molto per i fatti suoi. Perché? Perché vertebat, cioè lui non intendeva fare la traduzione come intendiamo noi, cioè restando il più possibile fedele all'originale e riscrivendo il tutto in una lingua la più possibile elegante e accettabile per i lettori di arrivo, diciamo. Lui intendeva fare la trasformazione, vertere. E di fatto nella commedia plautina questo accade, cioè improvvisamente questi che erano dei giovanotti greci attaccano a parlare latino, fanno allusioni a modi di vita e a comportamenti che sono tutti di tipo romano, cioè c'è la metamorfosi, diventa altro questa traduzione. E vediamo che è assente qui questo concetto fondamentale che è appunto il restare fedele all'originale. C'è poi un altro modo di dire tradurre in latino, che è ugualmente molto interessante, e che è interpretari. Come nasce interpretari? Allora, beh, è un verbo derivato da interpres, l'interprete, e interpres, se voi andate a vedere le prime attestazioni, le più antiche, vedete che interpres significa in generale mediatore. In particolare nel Curculio di Plauto c'è una scena in cui l'interpres, che è un banchiere, tra l'altro, fa proprio il broker, fa il mediatore di affari, cioè da comprare e vendere una ragazza, una schiava, e lui è lì e fa da interpres. Quindi non sta traducendo, sta mediando un affare. Questo uso, che poi continua, lo si ritrova in Cicerone, in altri autori, è molto coerente con l'etimologia della parola, perché interpres significa propriamente inter, colui che sta in mezzo, inter, no? La preposizione inter, e pret, questa è la radice pret, che è quella di pretium, e che corrisponde a una radice indoeuropea, anche in greco, prasis, insomma, la vendita, eccetera. Quindi è un termine economico che in latino indica il prezzo. Allora, propriamente un interpres cos'è? Etimologicamente è uno che sta in mezzo e fa il prezzo, come fa il
l'interpres broker del curculio di Plauto, cioè mediatore. Allora, bisogna pensare che quando un latino dice che un tale fa da interprete, nel senso fa da traduttore, oppure interpretatur qualche cosa, la sua immagine mentale non è la nostra, non sta portando al di là di un confine qualche cosa, ma sta, direi pazientemente, o comunque, anche se lo fa in maniera impaziente, non importa, sta cercando un compromesso fra due testi, sta cercando di fare il prezzo. Questo è il modello di fondo. Tant'è vero che interprete poi si usa non solo per tradurre, ma si usa, cioè l'interprete dei sogni, per esempio. Perché? Perché i sogni sono lì, si capisce bene cosa vogliono dire. L'interprete è uno che fa da mediatore tra il sogno e la comprensione di quelli che vogliono sapere cosa significa. C'è l'interprete delle leggi, anche le leggi sì, vengono interpretate, gli ius, soprattutto. E quando si interpreta gli ius, che cosa si fa? Di fronte a un enunciato che è difficile, che ha implicazioni che non si vedono, io le porto fuori e trovo il giusto compromesso per far capire di che si tratta. Se si interpreta di testi, il grammatico interpreta Omero, non solo lo traduce ma anche lo spiega, cioè, oppure può anche interpretare un testo latino difficile, Orbilius che spiega Orazio a Ludusia, e che cosa fa? Gliela media, no? Oltre a menarlo, come no, però gliela mediava, gliela ridiceva in un latino che era più accettabile, gli spiegava le parole, cioè trovava una mediazione tra il testo e il suo fruitore. Quindi c'è una metafora culturale dietro l'interpretazione, che è una interessante metafora di carattere economico. Cioè, mentre dietro la traduzione come vertere c'è un insieme di metafore a carattere trasformativo, metamorfico, cioè io voglio metamorfizzare il testo e farne altro, dietro l'interpretazione c'è un'immagine mentale, culturale, di carattere economico, di compromesso, di trovare un mezzo. Il che è confermato dalla celebre introduzione che fa Cicerone alla traduzione di due grandi orazioni greche, che a noi è conservata solo l'introduzione nel De Optimo Genere Oratorum, porta questo titolo, questo breve testo, in cui lui, quando spiega come ha tradotto Demostene e come ha tradotto Lisia, dice: io ho tradotto non come un interpres, ma ho tradotto come un orator. E quindi praticamente mi sono sentito più libero, cioè ho usato dei vocaboli che fossero adatti al nostro gusto, dalle nostre sentenze, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, che cosa non ha fatto? Dice: io non ho voluto verbum proverbo reddere, ma ho voluto appunto tradurre alla maniera del vertere. Verbum proverbo reddere, che significa? Significa, questo è in latino, significa aliquid, pro aliquo, dare o reddere, scambiare qualcosa con un'altra. Cioè non è stato lì pazientemente a scambiare una parola con un'altra, una parola greca, una parola latina, ma si è sentito libero, e anzi rincara la dose dicendo: io le parole non le ho volute numerare, cioè volute contare una per una, ma appendere, pesare all'ingrosso. Quindi ha lavorato per blocchi in qualche modo, no? Non è stato lì a pignorescamente a scambiare una parola con un'altra, ma ha usato la bilancia, il peso. E qui c'è un'allusione sempre interna alla cultura romana, che è l'allusione alla prima monetazione, quando, cioè, ancora non si monetava a Roma, e quindi il denaro era sostituito da dei rauduscoli, da dei pezzi, dei lingotti, insomma, pezzi di bronzo che venivano pesati, e questo dava il valore delle cose. Quindi lui, diciamo, ha voluto, quando lavorava con le parole greche, le parole romane, non le ha scambiate una per una, ma le ha pesate all'ingrosso, cioè ha fatto un lavoro diverso. Anche questo dimostra quello che dicevo prima dell'interprete, cioè dietro
l'immagine dell'interpretare, dell'interpretatio, c'è una metafora di tipo economico, trovare un compromesso tra due cose, tra un testo e un altro testo più facile, tra un sogno e la sua interpretazione, tra una legge e le sue conseguenze, eccetera. Questo è il lavoro. Quindi è anche interessante il fatto che non ci sono parole proprio specifiche per dire tradurre in latino. Si usa vertere, ma che appunto vuol dire poi tantissime altre cose. Si usa vertere anche per dire quello che noi chiameremo la parafrasi, cioè Quintiliano insegnava a vertere, Cicerone stesso faceva questo esercizio, a vertere il brano, un brano famoso di un latino, di un autore classico, a vertere in altre parole. Quindi traduzioni che noi chiameremo intralinguistica, anche questo era un vertere. E in effetti, se ci pensate bene, è dare una nuova forma, una metamorfosi che viene data a quella stessa cosa, no? Cambiando le parole, anche la sintassi, l'ordine dei concetti, eccetera, eccetera. Questo è un vertere, quindi più ampio del semplice tradurre. Così come l'interpretare è più ampio del semplice tradurre, ma è un'operazione che può riguardare tanto un testo scritto in lingua straniera quanto un sogno, una legge, un testo difficile nella tua stessa lingua e così via. Questi sono un po', diciamo, i quadri mentali interni alla cultura romana che rappresentano la traduzione. Quindi non c'è il passaggio del confine, un testo a un altro, e come invece ormai ce la immaginiamo noi, ma ci sono altri modi di rappresentarsi. A questo punto resterebbe una domanda da porsi, e me la pongo conclusivamente. Cioè, ma allora questo concetto, diciamo, più nostro, più moderno, occidentale della traduzione, quando nasce? Beh, sostanzialmente nasce con l'avvento del cristianesimo. Come tantissime grandi modificazioni della cultura antica, non solo religiose, ma anche sociali, economiche e culturali, sono legate all'avvento di questo libro che entra nella cultura greca e romana da fuori, che è un libro ebraico, come sappiamo. Cioè, quindi è un grande fenomeno di innesto culturale, il cristianesimo, essenzialmente, no? È una cultura che entra dentro un'altra e poi da lì reagisce con questa cultura e dà vita a una cultura nuova. Adesso viene a segnarsi che le culture funzionano così, eh? Sono sempre funzionate così, per innesti. Quindi diciamo anche chi oggi rifiuta con tanto sdegno l'innesto di nuovi elementi nella nostra cultura non ha capito che se siamo arrivati qui è perché siamo andati anche a forza di innesti. Rispetto a tutto, continueremo ad andare avanti a forza di innesti. Quindi avviene questo grande fenomeno che è l'arrivo del libro sacro, che i romani non conoscevano, i romani non hanno mai avuto un libro sacro in cui Dio parlava in prima persona, c'era cioè lui che si rivolgeva, come dice Tertulliano, si rivolgeva agli uomini facendosi conoscere attraverso l'instrumentum litterature, cioè attraverso strumento dei caratteri dell'alfabeto, questo dispositivo, strumento, complesso dispositivo dei caratteri dell'alfabeto. I romani non l'avevano mai avuto. Quindi arriva questo libro e che cosa accade? Ecco, è il problema. Il libro va tradotto. Va tradotto perché è scritto in una lingua che non è la lingua, per la prima volta, che non è la lingua del popolo che pratica quella religione. Cioè, i greci era una religione che si esprimeva in lingua greca, i romani ne avevano una antica che si esprimeva in lingua latina. Adesso arriva una religione potentissima che ha un enorme successo e che ha un libro scritto in una lingua che non è la lingua dei fedeli. Bisogna tradurlo questo libro. Il problema però è che questo libro è stato scritto da Dio, è parola divina. E come dice Gerolamo, che è il suo grande traduttore, poi grande traduttore del cosiddetto Vecchio Testamento, dice in questo libro, Ordo verborum mysterium est, persino l'ordine delle parole contiene verità profonde, misteria.
Provate voi a tradurre un libro così. Cioè, la parola di Dio non è facile da tradurre, è molto difficile. Non è come tradurre Omero, che io posso vertere come mi pare. Io non posso vertere come mi pare. Cioè, lì c'è il rischio di tradire niente meno che la parola divina. Questo provoca la nascita di uno scrupolo fortissimo nella traduzione, no? Aquila Romano, traduttore greco della Bibbia ebraica, si farà ridere dietro perché era talmente fedele che non si capiva niente. Cioè, era stato talmente fedele nella sua traduzione che ha prodotto un testo greco incomprensibile. Però questo problema continua ad agitare i traduttori. Gerolamo, con tutti i suoi scrupoli dichiarati, poi in realtà sarà ovviamente molto libero, perché un conto è l'ideologia, un conto è il mito e un conto è la pratica. Poi quando si va a tradurre è chiaro che anche lui stesso più volte dirà: ma no, è la filologia, ma no, è la conoscenza della lingua che fa tradurre, eccetera, che è quella che serva. Dare a vita questa necessità di, meglio, questo spauracchio, no? Del tradurre una parola così potente, dare vita anche a un mito, con il quale posso concludere questa mia breve conferenza o lezione, ed è il mito della traduzione perfetta, cioè quando, a proposito della traduzione greca della Bibbia dei 70, cosiddetta Bibbia dei 70, cioè la prima traduzione fatta sotto il regno di Solomeo II, Solomeo Filadelfo, per impulso di Demetrio del Falero, cioè, insomma, quando si fa questa grande traduzione, attorno a questa traduzione nasce un mito che poi ha una fortuna enorme fino al Medioevo, secondo il quale i 70 traduttori avrebbero tradotto tutti, in cellette separate, tutti quanti i libri della Bibbia ebraica, e l'avrebbero tradotti tutti con le stesse parole nello stesso modo. Di conseguenza, qual è la conseguenza? Che è intervenuta la volontà divina, perché sarebbe possibile che 70 persone traducessero tutto il testo della Bibbia, tutti i libri, nello stesso modo e con le stesse parole. In un certo senso, che cosa è avvenuto? Attraverso l'ispirazione data ai traduttori, ai 70 o 72 traduttori, Dio si è autotradotto, praticamente ha tradotto lui la sua parola in greco. E con questo, diciamo, con questo mito, a livello mitico, si risolve il problema pratico, cioè quello della fedeltà al testo originale ebraico. Fino al punto che ci sarà un padre della Chiesa che dirà agli ebrei, quando nasce poi il conflitto molto forte con gli ebrei, gli dirà: beh, il nostro testo, nel nostro testo tutto quello che c'è in più rispetto al testo greco, al testo ebraico originale, era necessario. Tutto ciò che non c'è è stato tolto perché era superfluo. E quindi in un certo senso noi abbiamo un testo sacro più aggiornato, diciamo, di quello che avete voi, perché è il frutto di un secondo intervento divino, che era un modo molto comodo, molto abile anche per spiegare tutte le discrasie, le disarmonie che c'erano tra questa traduzione e il testo originale, c'erano moltissime. Grazie.